il commento Zorro di Fabrizio D'Alessandro che ci dice tre trentini, okay, quindi è il caso di invitarli in trasmissione con noi, Oreste Cavuto, Riccardo Sbertoli e Daniele Lavia. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao Brogio, ciao a tutti. Buonasera. Ciao, ciao, ciao Zorro. Ma non erano 33 i trentini? Erano 33, però sai, 33 trentini sono... Sentite, ma mi sbaglio, ci sbagliamo noi o voi siete anche vicini? Eh sì, siamo insieme. Perché sai... Insieme ma separati. Insieme ma separati. Insieme ma lontani. No, perché abbiamo detto, guarda, forse è più comodo averli separati, poi se volete invece possiamo alla fine fare un coro magari collettivo e ci raccontate. Ormai... Senti, primissima domanda... Siamo presi qualche informazione. Proton terapia. Esatto. È il motivo principale per cui avete fatto questa canzone. Chi ci racconta di cosa si tratta e com'è andata l'intera faccenda di questa canzone che avete registrato? Vai, Ricky. Vai, vado io. Vai. Allora, in pratica questa canzone che sentite è partita da un progetto insieme a un maestro di musica che abbiamo conosciuto qua a Trento, Luca Michi. Con cui siamo entrati in confidenza e lui ha deciso di fare questo progetto di beneficenza in cui noi scrivevamo il testo e interpretavamo appunto la canzone, e aiutati ovviamente da dei grandi esperti che sono Vladi Tosetto, Alberto Lago Marsini, e quindi diciamo che noi abbiamo dovuto scrivere il testo e interpretarlo, loro ci hanno fatto la melodia e tutto, quindi è stato non solo frutto del nostro lavoro. E abbiamo deciso di devolvere tutto quello che la gente avrebbe donato alla Protonterapia di Trento, che è un'eccellenza nella ricerca sulla medicina nucleare contro il cancro, diciamo. Che quindi alla fine... Sì. Un attimo solo. Proviamo a sentirla, esatto. Alex, vai, dai un po' di volume, dai. Pompa il volume. Tutto è iniziato qualche anno fa. Un maestro, tre amici e una birra al bar, coinvolti in un progetto strepitoso. Spettacolo è la nostra vita, sono tante le rinunce. Daniele, Daniele, abbiamo letto anche che il testo l'avete scritto insieme in una trasferta di Champions League nella Repubblica Ceca. È tutto vero? È tutto vero, ci siamo riuniti noi tre in una stanza, in una camera dell'albergo, ma anche durante il volo in aereo, abbiamo provato a scrivere il testo. Diciamo che in tre è un po' più semplice perché magari uno dà l'input e gli altri due aiutano, quindi sicuramente è stata un'esperienza bella perché ci siamo fatti anche delle grosse risate. Ci credo. Ma da dove siete partiti? Cioè, da una parola, da un'idea? Cioè, da cosa siete partiti? Oreste, allora, vai Dani. Tu sei più pratico. No, siamo partiti dalla base musicale e la ritmica. Nel senso, sulla base c'erano delle parole casuali che erano in inglese nel nostro caso, che avevano realizzato appunto... Chi ha fatto tutta la produzione della musica. Noi abbiamo cercato di adattare le nostre parole a più o meno la lunghezza di quelle che erano nella ritmica del brano iniziale. E che risate! Grosse risate, ma alla fine ci hanno spiegato che in realtà in musica si fa proprio così, cioè si scrive una ritmica sul brano e poi in base alla ritmica si scrive il testo, l'autore scrive il testo. Quindi noi l'abbiamo fatto un po' in maniera improvvisata perché era l'unica cosa che ci è venuta in mente da fare, però alla fine si fa così anche in musica. Senti, ma tra di voi chi è quello che ha più confidenza con le parole scritte? No, Ricky. Ma adesso! Beh, Ricky sicuramente ha dato grossi input, però come ho detto prima in tre è un po' più semplice, ma se fossimo stati soli sarebbe stato molto più difficile. Ma però, dicono Ricky perché Ricky ha più difficoltà con le parole cantate, per quello. Infatti la domanda successiva era, ma chi è il più stonato di voi? O il più intonato anche? Io stonato. Più intonato resta. Eh sì. Ah, quindi, ok. Senti, c'è una domanda da farvi, che non è tra quelle che abbiamo imparato, è venuta in mente adesso, caro Barogio. Vai. Allora, in sequenza, partiamo con Oreste. Sì, vai.
Attenzione, guarda, quando fa così io non so dove vuole arrivare. Io vorrei tanto che tu provassi a imitare la faccia di Alessandro Micheletto quando ha sentito la vostra canzone. Ora la faccia non lo so, però guarda, dopo che lui ha cantato Brividi davanti alle telecamere di Volleyball World, diciamo che tutto quello che veniva dopo era oro. Tutto buono. Invece no, Cosberto gli chiederei di fare Kaczynski che sente la canzone. Ah, qua lo puoi fare, Ricky. Aspetta, però. Aspetta, scusa, Zoro. Anche il parlato sotto potresti fare di Mattei. Oh, mamma mia, che bella idea. Oppure che brutta roba. No, vabbè, è stato bravo Mattei, ci ha fatto tanti complimenti. Sì, vero, vero. Ha detto che è meglio della musica che mettiamo in spogliatoio. Okay. E invece a Daniele possiamo scegliere lui di imitare l'espressione di chi vuoi tra quelli non nominati. Anche di no, io imito Lisk che fa Fabrat, bella idea. Fabrat. Sentite, abbiamo letto che voi avete un soprannome, i cavalli. Da dove arriva? Arriva praticamente un nostro compagno di Trento che è extra pallavolo. Quando giravamo per le strade di Trento e ci vedeva arrivare nostri tre ragazzi un po' da lontano, lui da lontano urlava "Uè, cavalli!" perché con la stazza, no? Tutti grossi così, no? Allora poi è rimasta un po' i cavalli e è piaciuto anche al pubblico trentino, infatti anche la curva Gislimberti ora la utilizza sempre, avanti i cavalli, oppure fanno striscioni con riferimento ai cavalli. È nato tutto un po' per scherzo, però dopo è piaciuto anche alle persone, quindi siamo rimasti i cavalli. Resto sempre un po' in tema cosa, ma il buon Bruno Darè avrà detto ciao Tosi, ma santa... Allora, Bruno Darè, vi devo dire che eravamo a cena 5 minuti fa insieme e ha donato, siccome ha detto no, mi non posso fare ste robe qua con internet, gli ha detto guarda Bruno, mi fa vabbè, allora fai, guarda, ti do i soldi a te e me lo fai tu la donazione. Non posso far vedere quanto ha donato, però ce l'ho dentro la tasca i soldi che mi ha dato Bruno. Beh, e io ho fatto... Donazione importante? Bravo Bruno. È una donazione Bruno. Importante, sì, importante. Io meno capisco ste robe di internet che mi tocca. Bravo, così. Così, proprio così ha fatto, uguale. Mi tocca spuccare i bottoni che non capisco ben cosa che succede. No, a parte gli scherzi, ma se uno davvero volesse donare, cosa deve fare? Allora, è molto facile. Vai. Sul sito www.progettoinsieme.it che vedo lì, bravissimi ragazzi, si può donare tramite PayPal, carta di credito, e c'è anche un IBAN a cui si può fare un bonifico. Quando, una volta che una persona ha donato, se ha donato tramite carta di credito e PayPal, si apre subito diciamo una tendina dove può scaricare il video, cioè vedere il video su YouTube e scaricare l'audio. Oppure, se fa il bonifico, gli arriverà una mail con tutta la spiegazione di quello che c'è da fare. Sentite, ma c'è anche un lato B? Ci sarà un futuro in questa collaborazione? Beh, chi lo sa. Aspetta, noi diciamo né sì né no. Saremo a vedere. Okay. Abbiamo un po' di idee che ci frullano in testa. Però Daniele, tu sei molto giovane. Per noi vecchiotti, il lato B, quando c'erano ancora i dischi in vinile... Ma certo. C'era il lato A, poi si girava e c'erano sempre due canzoni dentro. Certo. E quindi forse lui pensava al fatto che c'è un secondo progetto musicale. No, ma anche quello. Ma prima di no, non c'è un secondo progetto musicale. Non... Sì, dai. Vabbè, non si saprà. Però forse si vedrà. Abbiamo un po' di idee, ma difficili da realizzare con i nostri impegni, però si vedrà. Tra le varie interviste che avete fatto in questo periodo per promuovere, ho visto veramente tantissima attenzione. Qual è quella più divertente o quella più insperata? Beh, abbiamo fatto tante interviste. Abbiamo fatto Radio DJ con Cattelan, che ci ha un po' preso in giro. Sarebbe l'importante rispetto, un po' non la voce, giustamente. Poi abbiamo fatto una diretta molto, molto bella con Marco Mengoni.
perché lui col mondiale che abbiamo vinto si è legato molto alla pallavolo, tra cui grandi, appunto a noi, bello. E quindi si è reso molto disponibile. Poi tutte le radio, Radio Dolomiti, Radio Viva FM, Radio Birichina e molte altre, Radio Rai 1. Beh, bello, dai. Sì, ci ha dato, dato un po' di spazio, anche la Gazzetta dello Sport ha fatto un po' ha fatto un articolo, il T di Trento, l'Adige, diciamo che ci hanno aiutato tanto nel promuovere, sì, il progetto. Sentite ragazzi, ma la cosa più difficile è stata scriverla la canzone o interpretarla? Interpretarla. E farlo dire a loro. Ma, cioè, sì, interpretarla di sicuro. No, scriverla. Cioè, allora, vabbè, no, hai ragione. Fammi una domanda, Zorro, ti rispondo io. No, volevo dire, hai fatto bene? Prego. La cosa più difficile, Zorro, è quando tu praticamente indossi le cuffie, sei solo in studio di registrazione, parte la base e tu devi andare a tempo e devi cercare di essere intonato. Quella è la cosa più difficile. Guarda, qui faccio una piccola confessione. Quando io andavo ancora all'asilo, la nostra suora, il capo, si chiamava Suora Margherita, preparando la recita per Pasqua, sì, a un certo punto la suora disse: te lì, Andrea, quello col naso lungo, Giandone, sei così stonato che domani alla recita muovi solo la bocca ma non cantare. Ovviamente un trauma infantile terrificante, non ho più aperto bocca fino a 19 anni, quando ero nelle macchine da solo a cantare, e ancora ora mi vergogno, perché chiaramente se non canti mai sei un cane a cantare. Io invece ho partecipato a ben 3 Fiorini d'Oro a Firenze, caro mio Zorro. 3 Fiorini d'Oro? Esatto, la manifestazione. Cos'è? I cugini dello Zecchino d'Oro? Quello povero. Esatto. Riccardo, hai nominato prima anche l'Isinaz, che oggi torniamo un pochettino a bomba sulla partita di oggi, devo dire, bella, pallavolo, facile. Parliamo di pallavolo. Però l'Isinaz ha fatto veramente i buchi per terra oggi. Com'è sto ragazzo che qualche volta alterna super prestazioni e altre un po' meno brillanti? Ma Lischia, secondo me, è uno dei migliori centrali del nostro campionato e anche oltre, sicuramente. Io personalmente ho un ottimo feeling con lui. Io gli voglio un gran bene, perché come ragazzo è veramente un ragazzo d'oro e mi dà sicurezza in partita, perché io so che quando do la palla a lui sono tranquillo. Poi a volte non va sempre bene, no? Però secondo me quest'anno ulteriormente ha trovato una dimensione in cui anche in allenamento durante la settimana aiuta un sacco la squadra, è sempre disponibile al 100%, veramente secondo me ci sta dando veramente tanto, e in certe partite come ad esempio quella di oggi è veramente devastante. È vero, tutte e due i centrali oggi sono stati devastanti. Sentite ragazzi, ci fate una foto ricordo, ci date un ricordo dell'esperienza del mondialito per club? Vai, ora. La foto ricordo, guarda, per me è un po' più facile forse, perché vedendola da fuori, anzi proprio vicino agli allenatori, lì è più facile catturare qualche immagine, ma io direi l'ultimo punto contro il Zada in semifinale, perché è un anno che aspettiamo questa partita, dopo che l'anno scorso ci hanno praticamente distrutto, è stata la partita inversa. Però la cosa più bella è che quando è finita la partita ci siamo detti: sì, va bene essere contenti, ma ora c'è un'altra partita, quindi non abbiamo neanche risultato. E poi questo infatti ci è servito un po' all'inizio partita contro Perugia, poi loro alla lunga sono venuti fuori, però la cosa più bella secondo me di squadra è stato questo. Io invece Zorro, scusa, dico un po' la delusione e le facce che avevamo alla fine della finale, perché l'anno scorso siamo tornati più felici di quest'anno e avevamo vinto il bronzo, e questo secondo me per la nostra squadra è stato un ulteriore passo avanti a livello di ambizione. Daniele, vai. Dani, hanno detto tutto, io volevo dire quello che scusa, cosa volevi dire, scusa? No, però in effetti il fatto di essere delusi dalla prestazione che abbiamo fatto contro Perugia, perché comunque eravamo sempre lì davanti a loro, poi alla fine ci superavano un po' per alcune nostre ingenuità, magari anche durante la partita siamo rimasti un po' delusi e amareggiati dal risultato. Però devo dire che a guardarla, Perugia è davvero una squadra che in questo momento ha giocatori di altissimo livello, sì, capacità di cambiare, quindi ora
nessuna squadra è letteralmente ingiocabile, però giocare con loro è veramente molto molto complicato. Infatti io ero abbastanza sorpreso positivamente dal fatto che avete tenuto grande equilibrio, in alcune cose mancava veramente poco poco. Dopodiché i valori in questo momento sono a favore di Perugia, che, come dire, ha un organico, una capacità straordinaria, e sono sorpresissimo, ditemi anche la vostra, del fatto che cambino tanto apparentemente senza che questa venga considerata un grande problema. Cosa ne pensate di questa alternanza che Anastasi sta mettendo in atto? Beh, loro sono devastanti secondo me quest'anno, c'hanno due squadre titolari che potrebbero puntare tranquillamente alla vittoria del campionato, quindi giustamente con un organico del genere si alternano molto in modo tale da poter arrivare in appuntamenti più importanti tutti belli freschi e carichi, però in effetti sono veramente difficili da affrontare. Noi secondo me dobbiamo lavorare ancora tanto, perché ancora c'è tanto da lavorare per raggiungere quel livello, però secondo me stiamo facendo bene, possiamo magari ambire a quel livello, poi bisogna vedere se si raggiungerà. Questa immagine stile vecchia Game of Thrones dei ragazzi con la luce è inquietante. Siamo in macchina perché eravamo tutti insieme, siamo in macchina qui fuori. Ma tutti in macchina insieme? No, 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 tutti no, di bianco, no. Però. poi se uno esce, uno deve uscire. Uno esce un attimo e fa vedere le tre macchine vicine. Senti Riccardo, prima lo hai imitato, ci date un aggettivo su uno dei giocatori a noi, cioè, qua, davvero straordinario come Matej Kaczyński, ci dite qualcosa su di lui? L'aggettivo ti direi intramontabile. Cioè Matej è veramente uno di quei giocatori che ogni volta ti può stupire, e sai, a volte quando un giocatore fa 36 anni, 37, 38, ogni anno ti aspetti che magari, non so, abbia qualche calo fisico, tecnico, Matej è sempre lì, fisicamente sta meglio di tutti, tecnicamente quando si fanno gli esercizi di battuta è quello che tira più forte di tutti, è anche uno di quelli che ha sempre una buona parola e un sorriso durante l'allenamento, quindi che sia un campione non è che devo stare qui a dirlo io sicuramente, io posso dire dal punto di vista umano comunque è una gran bella persona e abbiamo la fortuna di lavorarci insieme. Prima di fare l'ultima domanda a Oreste, farei entrare i due nuovi ospiti, che sono Salvatore Rossini e Marco Rizzo, così ci facciamo anche gli auguri di Santo Stefano. Ciao Salvatore. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao a tutti, auguri. Auguri ragazzi. Allora, una domanda a Oreste, ci raccontavi che in Brasile il mondiale l'hai visto da vicino perché non potevi giocare. Come va il tuo infortunio? Ah, sta andando bene, recupero, ora mi mancano penso ancora 10-15 giorni, ma ho iniziato con la palla a fare ricezione, ho iniziato a saltare salti a muro. Fai con calma. Quindi sta andando bene, ma sono in mano dai professionisti, quindi sono abbastanza tranquillo. Grazie. Senti, comunque. Totò Rossini, una domanda che ti si voleva coinvolgere, perché in sottofondo senti la musica dei tre ragazzi. Tu sei uno che a fianco c'è un professionista, hai un rapper proprio, Gapette, e quindi l'idea vogliono fare un featuring. Potrebbe essere un'idea. Fai la punta di contatto, dai qualche consiglio, prova a trovare un'opportunità. Io che ci guadagno, Zorro? Non so se ti fare il bene della palla. No, ma questo Zorro, questo è napoletano, lasciamo perdere. Ci mettiamo a sedere, ne parliamo, non è che sto dicendo no, però esplorare tutto. Ma a proposito, hai fatto la donazione? Donato, dono tutto. Bravo. Grazie. Grazie a voi. Allora, Riccardo, Daniele e Oreste, grazie mille per la simpatia. Ricordiamo, grazie a voi. Alex, riproponi la striscia dove poter donare. Eccolo qua, www.progettoinsieme.it. Grazie davvero. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie mille. Buona serata. E complimenti perché il girone di ritorno per Trento è iniziato con due squadre abbordabili, perché Siena e Verona non sono proprio, però insomma così. Verona. Totò.